visto niente di così fresco su YouTube. No, non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini e mi corazon, how you doing? Come state? E soprattutto lasciatemi dire grazie mille dei feedback e del supporto durante il primo video. Per colpa vostra, eccomi qua, sono tornato e qui col secondo video pre Lazio-Juventus, che non è mai una partita banale, soprattutto quando la nostra Juve è in grosse difficoltà a livello offensivo, no? Nell'essere incisivi, quando cerchiamo di costruire davanti in fase offensiva, appunto, va ad affrontare quella che in questo momento è la miglior difesa del campionato. Quindi lasciamo stare tutti gli stereotipi del caso, come Sarri, Ball, Allegri, eccetera, eccetera. La conferenza stampa del mister è stata, dal mio punto di vista, piuttosto bella. Ovviamente ci portiamo ancora gli strascichi di tutto quello che è stato il post partita, della partita, l'ultima che abbiamo giocato contro quella squadra di cui non voglio parlare, perdonatemi, ma per educazione proprio. Ovviamente c'è stata la domanda su quello che è stato il post partita, e questo oserei dire è stato anche un po' il modo in cui è stato trattato l'argomento calcio negli ultimi tre giorni, no? Però mi è piaciuta molto perché il mister Allegri ha fatto un paio di uscite, ha lanciato un paio di frecciatine velate che secondo me sono arrivate dritte al punto e al bersaglio di chi dovevano raggiungere. Che posso dire? Mister Max, dopo la sentenza dei 15 punti, si è preso tutto sulle spalle, si è preso la società, la squadra, le responsabilità, ha dimostrato due palle così, ma soprattutto un grosso, grosso, grosso velo sullo stomaco. E io, ragazzi, perdonatemi, nel senso, so già che purtroppo mi attirerò dissenso e offese, ma questo allenatore lo rispetto profondamente, e per me è entrato in quell'Olimpo, se lo vogliamo chiamare così, in quell'Olimpo dove già c'è Trapattoni, Marcello Lippi e in questo caso per me c'è Massimiliano Allegri. E questo qua ha dimostrato di essere un uomo di un certo livello, e ovviamente adesso, appunto, nel post penalizzazione, nel post 15 punti, è diventato il nostro difensore ufficiale sui media. È una cosa di cui sentivamo profondamente la necessità. Io faccio una premessa dicendo che sono totalmente d'accordo, condivido la scelta comunicativa della Juventus, perché penso che sia affine e penso che sia coerente con quella che è sempre stata la nostra storia, il nostro stile. Però allo stesso tempo la macchina del fango è continuamente accesa, e noi tifosi, soprattutto quelli più passionali, soffriamo perché non c'è una vera e propria possibilità di risposta. E soprattutto quando dico macchina del fango, quando parli di disinformazione, di taglio selettivo e accurato, di chirurgico direi quasi, di informazioni per raccontare la storia sempre, sempre solo da un lato, da un punto di vista, sempre per descrivere questa... Siamo diventati uno stereotipo, questo stereotipo del male del calcio che rappresenta la Juventus. Sentiamo il bisogno di qualcuno che ci difenda, e dopo la penalizzazione Mister Max sta facendo questo. Ogni volta che la possibilità lo fa, e lo fa con freschezza. Lo fa con freschezza e con un'ironia molto sottile.
Io personalmente quello che spero è che andiamo a giocare a Roma questa partita contro la miglior difesa del campionato con la freschezza e con la spensieratezza, perché secondo me questi sono i due elementi di cui abbiamo bisogno per riuscire a risolvere i nostri problemi. Il centrocampo, ragazzi, è sistemato, nel senso che più o meno abbiamo trovato il modo di giocare, di schierare i nostri giocatori della nostra squadra. L'attacco, solo perché sta passando questo momento di difficoltà, non significa che sia lontano dalla soluzione. A me sembra che invece siamo molto molto vicini, perché abbiamo criticato tanto Vlahovic dopo l'ultima partita per non essere stato parte del gioco come noi vorremmo che fosse, per aver sbagliato dei gol, delle sponde, eccetera. Io non mi sto mettendo in disaccordo con le critiche, però voglio offrire un altro punto di vista. Secondo me, se non fosse mancato il nostro amato Filippo Kostić, che Dio lo benedica, se non fosse mancato lui e se non fosse mancato Di Maria, sarebbe stata un'altra partita anche per Vlahovic. Quindi secondo me manca poco al fatto che Vlahovic incominci a segnare veramente e che poi dopo non si fermi più. In più, come sempre, stay calma, voglio offrire un po' di ottimismo e un lato positivo delle cose, e ti dico che Kostić si è risparmiato l'ultima partita contro quella squadra di cui non vogliamo parlare, perché si li è tenuti tutti per questa partita che andiamo a giocare a Roma, che, credetemi, è più importante delle ultime tre partite che abbiamo giocato. Quindi testa libera, spensierata, la freschezza di chi non ha niente da perdere, ragazzi, perché dal mio punto di vista questo è come io mi sto cercando di approcciare alle partite da quando c'è stato tutto il casino della penalizzazione, eccetera. Ormai da quel punto di vista il destino non è nelle nostre mani, e questa è una cosa che io non posso accettare. Io l'unico destino che posso accettare è quello che mi dà il campo. Quindi l'unica cosa che posso fare nel momento in cui penso alla Juve, eccetera, al tifo e tutte queste cose, io penso partita per partita. Ogni partita, non esiste miglior attacco, miglior difesa, giocatore più forte del mondo, squadra imbattibile. Esiste soltanto la bellezza del calcio, perché il bello di questo sport è che il calcio è vita. La vita è variabile. Nella vita, di sicuro, non c'è niente. L'ho già detto a Juventus poco tempo fa, che ho avuto la possibilità di essere ospite con Marco Super Trump. A me, da quando sono bambino, mi hanno insegnato due certezze ci sono nella vita: la morte e la Juve. Il resto non c'è niente di sicuro. Quindi testa libera, spensierata, andiamo con la consapevolezza che non abbiamo niente da perdere e che abbiamo tutte le possibilità per fare male al nostro avversario, non solo quello che andiamo ad affrontare adesso. Abbiamo la possibilità di fare male a qualsiasi avversario, perché indipendentemente dal fatto che sia più o meno forte di noi. Quindi secondo me questa è la filosofia. Poi, ragazzi, io parlo bene, ma mentre guardo le partite sono un involuto all'interno del mio buco, con la paranoia, l'ansia, eccetera eccetera. Sono il peggiore. Io, per poter parlare veramente di una partita, devo rivedermela una seconda volta in velocità doppia, perché durante quei 90 minuti sto sotto stress e lo soffro veramente tanto. Che ci posso fare? Io, purtroppo, se potessi controllarlo lo farei, ma non posso. E quindi positivi, ragazzi, positivi, perché è il momento di cominciare aprile. Le ultime due partite sono state preparazione, adesso andiamo, spacchiamo e non ci fermiamo più, soprattutto.
senza fare conti, più 15, meno 15, quello perde, quello pareggia, quello gli ha segnato alla fine, non ci interessa, ragazzi. Guardiamo a noi stessi, pensiamo a noi stessi, sentiamoci parte della squadra, perché siamo parte della squadra, ok? Io vi lascio perché non vi voglio tediare più di così, sempre, sempre forza Juve fino alla fine, mai come oggi, e sempre le tre regole: stay fresh, stay crispy, stay calma. Ciao bellissimo.